Ecco il momento in cui i tre prigionieri americani liberati atterrano di nuovo sul suolo degli Stati Uniti, mentre il presidente Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris li attendevano sulla pista. Sono stati abbracci e lacrime quando Mosca ha rilasciato l'ex marine americano Paul Whelan, il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich e la giornalista russo-americana Alsu Korvasheva. Biden ha detto che l'alleanza ha fatto la differenza. Nel frattempo sono emerse le immagini di un attivista dell'opposizione russa liberato e tornato sano e salvo in Germania. In Russia il presidente Vladimir Putin ha dato il benvenuto a casa ad 8 prigionieri russi che sono stati rilasciati dalle carceri di Stati Uniti, Norvegia, Germania, Polonia e Slovenia. Ha detto che la loro madrepatria non li ha mai dimenticati. Своему долгу первому, которое ни на минуту о вас не забывает. И вот вы. Un totale di 24 persone sono state rilasciate da entrambe le parti in quello che è stato il più grande scambio di prigionieri tra Russia e Occidente dai tempi della Guerra Fredda.